Abbiamo qui con noi sia il sindaco che il vice sindaco che ci stava raccontando un po' queste cosa è successo. Gli chiedo cortesemente se magari per i nostri telespettatori può ripetere per l'ennesima volta un po' la dinamica di questa tragedia. Sì, buongiorno a tutti. Una fase di lavorazione, questa è una ditta che lavora praticamente i rifiuti che arrivano, i rifiuti industriali dalle aziende qui limitrofe. È successo, si è innescato un procedimento chimico che ha prodotto l'acido solforico, che di fatto è un micidiale acido che naturalmente ha prodotto queste. Abbiamo avuto tre vittime, due ragazzi di Adria e l'autotrasportatore, ragazzi che hanno circa 40 anni. E per noi è veramente una grave tragedia. Dicevo questo, no, appunto, vi conoscete tutti perché sono dipendenti che abitano qui in zona? Sì, sembrano. Ci sono due ragazzi di Adria e un autotrasportatore, come ho detto prima. Adesso valuteremo questa sera in maggioranza di proclamare il lutto cittadino. Consiglio comunale. Sì, consiglio comunale, esatto, perché è veramente una tragedia che colpisce. Noi non abbiamo tantissime attività produttive, questa è una di quelle aziende che da sempre, da circa 20 anni opera nel territorio. E dà lavoro anche alla vostra gente. Esatto, sono circa 15-20 persone che lavorano in questa azienda, e capisce bene, insomma, che veramente una mazzata grave. Tutti poi i ragazzi, uomini giovani, sono 35-40 anni. Sì, esatto, era più una famiglia, da tanti anni che lavoravano qui. Conosco benissimo il titolare dell'azienda, e c'è anche un rapporto di amicizia con il signor Luise, che è il titolare dell'azienda. Veramente... L'ha sentito, signor Luise? No, non l'ho sentito, si trova in Romania in questo momento, proverò a chiamarlo adesso. Una ditta che ha sempre rispettato anche le norme per la sicurezza? Beh, diciamo che l'ARPAV è di casa qui in questo stabilimento. Il problema che ha creato e che sta creando questa azienda qua è solo quello dell'emanazione di odori nauseabondi alla sera, perché poi il prodotto che viene lavorato viene distribuito sulle campagne qui periferiche e produce questi odori che la cittadinanza veramente si lamenta. Ma per quanto riguarda la sicurezza è sempre stata attentamente monitorata, non ci sono mai stati problemi.